Quindi è ancora una volta, cioè siamo di nuovo di fronte all'arroganza del potere che si permette di fare qualunque cosa in maniera indiscriminata, anche se di mezzo ci va la vita di un ragazzo che già, tra l'altro, aveva un passato dal punto di vista tormentato, dal punto di vista psicologico, come giovanissimo, e che in una società civile noi chiameremmo un eroe, che è Bradley Manning, cioè incredibile, veramente. Senti, si può dire che le armi del giornalista sono da una parte la documentazione e dall'altra il coraggio, se vogliamo, di fare la domanda, di fare le domande. Sì, saper quali fare. A mio avviso, quello che ha fatto Assange è stato fornire la documentazione. Poi ovviamente sta ai giornalisti, in base a quello, fare le domande. Però in Italia a quanto pare è più facile riempire i giornali di gossip vario ed eventuale piuttosto che effettivamente fare le domande. Sì, io ti posso dire che secondo me Assange ha fatto anche un passo in più, non l'ha fatto da solo, l'ha fatto insieme ai team con cui ha collaborato, soprattutto per le cose grosse. Cioè, prima l'ha fatto da solo, poi quando si è trovato a maneggiare centinaia di migliaia di documenti l'ha fatto insieme ai suoi media partner, ha fatto anche le domande, nel senso che ha fatto anche le analisi, no? E le ha portate in giro in un disastro di interviste, video e non video. E per cui sì, sicuramente era tutto lì, cioè voglio dire, se uno vuole raccontare queste cose, sono lì da raccontare. In molti casi sono state raccontate, eh? Cioè, non è che non sono state raccontate, cioè, non voglio assolutamente dire che WikiLeaks non è stato coperto, che ci sono notizie che non sono state date, sì, si danno, però si danno così, en passant, no? Quando hanno pubblicato i Gitmo Files sono uscite due colonne. Il giorno dopo le due colonne erano sulla sparata di Giovanardi contro l'IKEA, cioè, per dire, no? Non c'è nessun tipo di proprio di ordine, no? Non lo so. Poi anche questa cosa che se ci sia politicizzata anche questa cosa di WikiLeaks, no? Cioè, nel senso, adesso WikiLeaks in Italia dall'esclusiva all'Espresso Repubblica, dall'altra parte il giornale ha pubblicato il meraviglioso volumetto di Daniele Capezzone contro Assange, in cui veramente io consiglio a te, ma a tutti quelli che ci guardano, se avete una mezz'ora di passarla con Daniele Capezzone. Veramente è meraviglioso, è un libro meraviglioso, ve lo consiglio, dovete leggerlo. Non ho altre parole. È veramente figlio. Ecco, sembra di leggere la trascrizione di uno di quei meravigliosi commentari o notiziari della Fox, no? Veramente educativo. Sì. Senti, Jacopo mi dice che non si può dire Daniele Capezzone su intervistato.com. Ma guarda, io ci ho pure litigato, per cui lasciamo perdere. Senti, un'ultima cosa che ti voglio chiedere riguarda gli ultimi eventi legati ad Anonymous e l'ULSEC. Che cosa ne pensi? È complicatissimo perché è come chiedermi cosa ne penso del popolo italiano, tipo, cioè, sono dei collettivi veramente complessi, eterogenei, compositi, difficili da ricondurre a un aggettivo solo, c'è un po' di tutto dentro, ci sono buone intenzioni, buone azioni, cattive intenzioni, cattive azioni, ci sono persone geniali. Ci sono degli imbecilli e io penso che si sia visto abbastanza bene che ci sono tutte queste categorie di persone da quello che hanno fatto, perché un conto è intasare il sito di Amazon perché sono 6 mesi, ormai sono 6 mesi che non consente i pagamenti e le donazioni a WikiLeaks. Un altro conto è spiattellare i dati sensibili, diciamo, di studenti, docenti di università, cioè non è la stessa cosa. Sembra esserci uno scarto, ancora una volta, secondo me, tra la qualità di Anonymous a livello internazionale e di Anonymous Italia. Onestamente, Anonymous Italia non mi sembra affatto una gran cosa. Alcune cose sono decenti, altre io non capisco che senso possa avere durante i giorni della bufera su Agcom, andare a intasare il sito di Agcom rendendolo inaccessibile, dando un pretesto
a questa gente per poter anche fare la parte della vittima, dicendo: "Oh, gli hacker cattivi ci hanno fatto l'attacco informatico al sito dell'AGCOM. Non possiamo, i tantissimi utenti che andranno tutti i giorni sul sito dell'AGCOM non potranno accedervi per ben 4 minuti. È una cosa che merita la prima pagina." In effetti, poi la notizia, di fatto, con tutto quello che stava succedendo, con tutte le disgrazie che si hanno quando si ha l'AGCOM, per esempio, come quella italiana. La notizia era: gli hacker, i pirati attaccano col vascello, no? Attaccano il sito dell'AGCOM. Questa non è una gran mossa dal punto di vista mediatico, no? Voglio dire, ecco, questo a me fa pensare un po' che di fatto le persone che hanno orchestrato questa cosa non abbiano un livello di intelligenza sovrumano, ecco, perché avrebbero potuto sopportare la battaglia mia, dico, perché io l'ho fatta dal punto di vista giornalistico, ma soprattutto degli avvocati, delle persone competenti che hanno dato degli ottimi motivi per essere contrari a quella delibera, avrebbero potuto supportare questa battaglia in tutt'altro modo. Cioè, e in altri casi l'hanno fatto. E quindi, boh, onestamente, a me è un mondo che affascina particolarmente. Devo dirti la verità, mi piacerebbe moltissimo scriverne se avessi il tempo. Cioè, Sì. scriverne sul serio, ma non c'ho il tempo. Si parlava anche di un social network di Anonymous, proprio oggi, mi sembra, qualche ora fa, che però a quanto pare non ha molte possibilità di decollare come progetto. Sì, e guarda, nell'articolo che ho scritto oggi sulla Terra 43, ho sentito questa, come la posso dire, ragazza, non lo so, non penso che sia più una donna, che è la fondatrice è stata quella, diciamo, che ha avuto l'idea di fare Anon Plus, questo social network di Anonymous. Pare che ci siano stati degli scazzi molto pesanti all'interno del progetto, perché lei fondamentalmente frequenta le zone, diciamo, di internet dove campeggiano gli anonimi, ma anche è l'editor, diciamo, la publisher di questa Press Storm Media, si chiama. E lei aveva iniziato questo progetto come Press Storm Media, di fatto, no? Poi gli anonimi si sono aggregati, a quanto ho capito, impiantandoci immediatamente il simbolo, il logo, no? La grafica, rilasciando interviste, a quanto dice lei, macinando bitcoins. Quindi hanno cominciato anche un po' a ingannare, se vogliamo usare un termine cattivo, la gente, e lei ha lasciato il progetto e ha cominciato a fondare, invece sta cercando di lavorare a quest'altra cosa che si chiama Singster.me, ed è una cosa molto interessante perché potrebbe essere un progetto alla diaspora, se vogliamo, però ulteriormente più, distribu ulteriormente più ulteriormente distribuito. E soprattutto la loro ambizione enorme è quella di cercare di fornire una specie di kit di salvataggio, diciamo, per quelli che vogliono fare dissidenza a livello globale, no? Sia nei regimi democratici, pare ce ne sarà bisogno, visto anche quello che ha detto Cameron, sia nei regimi non democratici, no? Per cui io le auguro tutto il bene del mondo. Mi è sembrata una persona estremamente intelligente, pacata, estremamente colta, interessante. Speriamo che funzioni. Speriamo, sì. È una indie media con strumenti sociali, quindi. Non lo so, non lo so. Devo dirti la verità. Penso che sia una cosa basata completamente sull'anonimato, ma è un'idea comunque ancora in fase embrionale, diciamo pure, perché il team l'ha appena assemblato e bisogna capire come cosa ne verrà fuori. Non è il primo progetto che sento. Un altro progetto simile era Global X, che è un progetto bellissimo, penso sia ancora in corso. L'hanno presentato dei ragazzi a Perugia, sono spesso in contatto con loro via Skype o insomma anche in altri modi. E loro invece era molto bella di dare a chiunque la possibilità di fare il proprio sito di leak in digitale, no? Un'idea bellissima che purtroppo in Italia si scontra con un disastro di problemi legislativi dal punto di vista della comprensione, proprio anche sul mando, e stanno cercando di organizzare le idee in modo da farle funzionare. Anche a loro auguro tutto il bene di questo mondo, senza dubbio. Senti Fabio, ultimissima domanda, che avevo fatto all'epoca anche ad Arianna Ciccone. Qual è la tua dieta mediatica? La mia dieta mediatica? Sì. Cosa leggo? Cosa leggi? Sì. Ma allora, beh, come ti dicevo, tutto quello che è nel mio Twitter feed, che è un po', insomma, c'è tutto quello che vedo, perché molto mi passa sotto gli occhi, purtroppo. E in Italia leggo la mattina, cerco di leggere
tutti i quotidiani principali. Diciamo che parto dalla stampa. Ecco, il gatto ha fatto dei danni. No, la stampa e il Corriere sono i primi che leggo di solito. Poi mi inoltro verso sinistra e poi torno verso destra. Cerco di non evitare mai Libero, il giornale, che mi procurano ogni mattina una risata. Poi all'estero mi piace molto The Atlantic, piace moltissimo Foreign Policy. Non leggo quasi mai Slate, Daily Beast, cose di questo tipo. Non è il mio. Cerco di non leggere mai i siti per cui lavoro, che è una cosa che penso facciano tutti, tra l'altro. Poi leggo i blog, li leggo di solito tramite, diciamo, un'application per iPad che si chiama Pulse, che consiglio vivamente, ottima. E tra i miei preferiti sono sicuramente Giglioli, Sofri, il Bonville, di non leggerlo. Cos'altro? Ma sono tanti, devo dire la verità. Adesso ho incominciato a leggere abbastanza regolarmente Hacker News, che mi sta piacendo molto il tema. Non c'è poi così tanto. Ah, e il Post, leggo il Post, sì, lo leggo più volte al giorno e non mi dispiace, devo dire la verità. Non so se Alcune. l'hai sì, non so se l'hai ancora provato, comunque come feed reader, Feedly, ad esempio, ottimo, è quello che uso io, per esempio, per leggere per tutte le letture praticamente, a parte quelle di Twitter e Facebook, quindi Ah, raccoglie. consiglio vivamente, vivissimamente, se qualcuno ha l'iPad, Instapaper. Instapaper è eccezionale perché ti permette di salvare le cose che vedi durante la giornata, così scartabellando, le metti là e poi con calma te le recuperi offline. È eccezionale, veramente. Bene, Fabio, direi che possiamo concludere qui. Io ti ringrazio Perfetto. tantissimo per il tuo tempo. Ah, figurati, grazie a te. È stato Speriamo di veramente non piacevole. essere stato troppo irruento, ma ogni tanto mi lascio andare. Cosa che cerco di non fare sul blog, peraltro, perché. No, ma Quindi infatti ti ho visto non molto usate quello pacato sul che ho detto blog. contro di me, ogni tanto non sono responsabile di quello che Allora, ti ringrazio tantissimo, è stato davvero un piacere e, insomma, siamo stati bravi, quindi. Assolutamente, sì. Siete riusciti a farmi parlare, un miracolo. Ottimo, spero veramente che avremo occasione di risentirci presto. Certo. A presto, Fabio. Ah. Ciao.